Oggi vi parlo di plagiocefalia. Sono Tiziana Tonelli, fisioterapista e terapista manuale funzionale. Vi spiego brevemente l'argomento di oggi. La plagiocefalia è lo schiacciamento posteriore della testolina del bambino con corrispondente bozza frontale e spesso con orecchio a sventola dal lato schiacciato. La plagiocefalia può essere presente alla nascita oppure può incorrere durante la nascita o dopo la nascita. La plagiocefalia può essere causa, nel breve o nel lungo periodo, di otiti, malfunzionamenti visivi, malfunzionamenti dentali e di suzione o masticazione, di scoliosi, di compressione del cervello con sviluppo anomalo. Che cosa fa il fisioterapista osteopata pediatrico in questo caso per velocizzare la guarigione? Fondamentalmente rinormalizza i rapporti tra le ossa della base del cranio e le vertebre cervicali, così che il bambino possa ruotare e inclinare bene la testa da ogni lato. Riposiziona al meglio orecchie e occhi lavorando sulle ossa temporali e zigomatiche. Rimodella il lato schiacciato. Inoltre il fisioterapista osteopata istruisce e insegna ai genitori. Il bambino non avrà dolore durante la terapia e non verrà mai forzato in una posizione non comoda. Alla famiglia verranno insegnate quali posizioni adottare durante il sonno, l'allattamento e il gioco per contribuire a rendere la testolina di nuovo tondeggiante. Cosa può fare la famiglia in questo caso per coadiuvare la guarigione? Applicherà i consigli avuti per posizionare correttamente il bambino nel sonno con l'uso di appositi cuscini o di asciugamani. Posizionerà il bambino in modo che anche durante l'allattamento la testolina non venga mai schiacciata. Giocherà con il bambino in posizione prona. Farà fare al bambino piccoli esercizi durante l'attività da sveglio. Quando è meglio intervenire? È importante intervenire molto presto per avere i migliori risultati, visto che nei primi 6 mesi di vita il cervello del bambino cresce del doppio rispetto alla nascita e che le fontanelle laterali si chiudono entro i 6 mesi e le ossa del cranio crescono alla velocità di 1,2 cm nei primi 6 mesi e poi di 0,2 cm nei successivi. Se avete dubbi o domande, mi potete scrivere senza impegno e vi risponderò nel più breve tempo possibile.